Parlare di Castro è un'impresa. Chi lo ama lo vede come uno dei rivoluzionari più importanti della storia, il leader antiimperialista per eccellenza, difensore dei deboli e degli emarginati. Chi lo detesta lo definisce invece un dittatore sanguinario, nemico della libertà e della democrazia. Dunque, come in un puzzle, mettiamo ordine a questa impresa e per farlo tassello per tassello dobbiamo partire necessariamente da una mappa, la mappa di Cuba. All'anagrafe Fidel Alejandro Castro Ruz, il futuro leader Máximo nacque a Cuba nel 1926 da una famiglia di origine spagnola. Fin dai primi anni universitari, come studente di giurisprudenza, Fidel si dimostrò fortemente interessato all'attivismo politico e si avvicinò a varie organizzazioni studentesche influenzate dalle idee di José Martí, il padre della nazione cubana, e, come non farselo mancare, dall'immancabile Marx. Le simpatie del giovane Castro lo avvicinarono all'allora Partito del Popolo Cubano di Eduardo Chibás. A Fidel lo ispirava l'idea di una Cuba libera, indipendente dalle interferenze dei governi stranieri. Il suo più grande obiettivo era semplice a parole ma non nei fatti: sradicare il predominio statunitense nell'isola. La storia che lega Stati Uniti e Cuba è molto più fitta di quanto si possa credere. Con il coinvolgimento statunitense, Cuba raggiunse l'indipendenza dalla Spagna soltanto nel 1898. In realtà più che un'indipendenza fu un passaggio di consegne in mano agli americani. Agli statunitensi, che avevano occupato l'isola nel corso della guerra contro gli spagnoli, Cuba piacque molto. Piacquero molto anche le sue proficue piantagioni di zucchero e la sua posizione strategica nel mezzo del Mar dei Caraibi. Attraverso il famigerato emendamento Platt nel 1901, gli americani, e sì, lo so, è sbagliato dire americani, ma per la miseria non posso ripetere statunitensi ogni tre parole. Insomma, con questo emendamento Platt, gli americani promisero di togliere il disturbo da Cuba, a patto, tuttavia, di riservarsi il diritto di poter intervenire a piacimento nella politica interna dell'isola, di poter supervisionare le finanze e la politica estera e, dulcis in fundo, mantenere per sé la baia di Guantanamo, poi trasformata in base militare. Ai cubani gli americani lasciarono poi ben altri problemi, problemi che avevano un nome e un cognome. Fulgencio Batista. Batista salì alla ribalta negli anni 30 con un colpo di stato. E come ogni cosa che si rispetti in America Latina, Batista imbastì un regime dittatoriale. Perdonatemi, intendevo dire un governo socialista e democratico. Con Batista, gli Stati Uniti e le loro multinazionali continuarono a gestire nei fatti l'economia cubana. Negli anni 40 gli americani detenevano il 90% delle miniere cubane, quasi la metà della produzione di zucchero, e il 25% dei depositi bancari, circa un miliardo di dollari in totale. Tuttavia, a differenza di altre isole caraibiche, in quegli anni Cuba poteva vantare una folta classe di cittadini che noi definiremo borghesi. Per la sua reputazione esotica e per le mazzette date a Batista in cambio del suo benestare, l'isola era diventata la destinazione preferita di mafiosi e baroni statunitensi, come Meyer Lansky e Santo Trafficante. La diffusione dei voli economici e degli hotel di lusso fece poi il resto. Per neanche 50 dollari gli americani potevano acquistare un biglietto andata e ritorno direttamente da Miami. L'Havana si trasformò in pochissimi anni nella Las Vegas dei Caraibi. E i cubani si abituarono presto ai lussi della vita americana. Televisioni, film hollywoodiani, supermercati Woolworth e le immancabili automobili che ancora oggi contraddistinguono le vie della capitale. Se oggi Cuba è ancora un museo a cielo aperto per quanto riguarda queste auto d'epoca, lo deve essenzialmente all'embargo e alla decisione di Castro di vietare l'importazione di auto americane. Sull'isola i mafiosi del continente potevano darsi in tutta tranquillità al gioco d'azzardo, ai loro affari di droga e prostituzione, questo a patto che pagassero i funzionari del governo. Ma mentre i turisti ruotavano avidamente la roulette degli stupidi sexy casinò della Havana, nelle campagne, decisamente meno affascinanti, stava fermentando una rivoluzione. Il boom dello zucchero che aveva alimentato gran parte della vita economica di Cuba stava tramontando, complice l'aumento dei prezzi postbellici, e già alla metà degli anni 50 la cintura cominciava a essere stretta. A Batista la situazione stava scivolando sempre più di mano. Gruppi di ribelli che volevano un cambiamento presero a spuntare come funghi nelle campagne e, dinanzi a quella instabilità, Washington ebbe qualche preoccupazione, anche perché molti dei capi ribelli si erano definiti fedeli a movimenti socialisti e comunisti. Comunisti? Qualcuno ha detto comunisti? Gli americani sapevano che il problema era Batista e, nonostante il loro appoggio iniziale, gli consigliarono poi di farsi da parte per far sì che la situazione si raffreddasse e installare così un nuovo regime filo statunitense. Indovina il finale. Non ci riuscirono.
Batista volle restare attaccato alla poltrona fino alla fine. In quel fermento politico, tutte le classi di cubani, compresi i più ricchi, vedevano nel giovane e carismatico Fidel Castro la loro speranza di democrazia e cambiamento. Nei suoi primi discorsi alla folla, quel giovane avvocato trasmetteva un profondo senso di attaccamento alla nazione, qualcosa di cui i cubani avevano estremamente necessità. Agli occhi di molti, Castro incarnava la nuova classe di giovani cubani che aveva osato accusare Batista di violazione della Costituzione, e in lui i cittadini riponevano grandissima fiducia. Questa fiducia Castro provò a ripagarla il 26 luglio 1953, quando insieme a un gruppo di ribelli, il giovane Fidel tentò il colpo di Stato, assaltando una delle roccaforti dell'esercito nazionale, la caserma Moncada di Santiago de Cuba. Fu un fallimento colossale. Ancora oggi la caserma conserva i fori nel muro che sono stati causati dai proiettili di quell'attacco. I rivoluzionari pensavano che l'assalto avrebbe intensificato il malcontento popolare contro il regime di Batista, ma grazie a questa bravata, mi si passi il termine, Castro, insieme al fratello Raúl, venne arrestato e condannato a 15 anni di carcere sull'isola della Gioventù, esattamente qui. Nome ironico per un'isola carcere. Sull'isola della Gioventù Castro non invecchiò molto. In neanche 20 mesi mise a punto nuove tattiche di guerriglia per architettare il post-Batista e per l'occasione inaugurò il proprio movimento, il movimento del 26 luglio, ribattezzato così sulla data del fallito golpe alla Moncada. Poi il colpo di scena che non ti aspetti. Batista, nel 55, concede l'amnistia generale a tutti. Pure Castro. Così. A genius! Batista credeva che mostrandosi magnanimo e generoso si sarebbe reso bello agli occhi della popolazione. Persino gli Stati Uniti erano convinti che Castro non fosse più un pericolo. E beh, allora... Dopo l'amnistia, Castro preferì il Messico a Cuba. E a Città del Messico ebbe modo di conoscere un giovane medico argentino, un tale Ernesto Guevara de la Serna, idealista rivoluzionario che rimase particolarmente colpito dagli ideali di Castro, tanto da aderire egli stesso al suo movimento. Con una vecchia imbarcazione acquistata a Veracruz, il Grandma, letteralmente la nonnina, un nome decisamente eroico, il futuro leader Máximo, accompagnato dal Che, dal fratello Raúl e da un'ottantina di uomini, sbarcò sulla costa sud-ovest di Cuba. Ad attenderli, l'esercito di Batista già informato dei movimenti. Soltanto in 16 sopravvissero al contrattacco di Batista. Tra questi c'erano i nostri tre eroi che ripararono subito nei boschi della Sierra Maestra. Qui, come la storia ci tramanda, sarebbe iniziata una lunga guerriglia durata 2 anni tra le forze governative di Batista, rimpinguate con armi per un valore di 8 milioni di dollari dagli stessi statunitensi, e i Barbudos, i ribelli rivoluzionari, così chiamati perché non si sarebbero mai tagliati la barba fino a quando la loro parte non avesse prevalso. Non a caso oggi ho la barba. Intervistato nella Sierra Maestra direttamente dai giornalisti americani, Castro si mostrava sempre un abile burattinaio. Creava delle perfette messe in scena facendo circolare i suoi soldati in modo tale da dare l'idea che avesse più uomini di quanti fossero in realtà. Stesse tecniche di manipolazione che avremmo trovato più avanti. I barbuti alla fine si videro costretti a tagliarsi la barba perché nella notte del Capodanno 1959 riuscirono a occupare L'Avana e costringere così Batista alla fuga. Il quale, per tutta risposta, si portò con sé un bottino di 40 milioni di dollari statunitensi, leggasi fondi cubani, nella Repubblica Dominicana. Evidentemente è un'abitudine di quelle zone, non so se vi ricordate il nostro caro Jiménez in Venezuela. Con il trionfo della rivoluzione, l'8 gennaio 1959, Fidel promise di indire elezioni libere, non appena il paese si fosse stabilizzato. Fidel scelse invece l'opzione più semplice. Si accese un sigaro e si autoproclamò comandante in capo delle forze armate e presidente del Consiglio di Stato e dei Ministri, carica che sarebbe durata fino al 18 febbraio 2008. Quello fu il momento dell'esaltazione della rivoluzione cubana, del socialismo come sistema politico, dell'instaurazione del partito unico e delle schizofrenie statunitensi. Tutto questo cambiò i connotati del paese, a partire dai privilegi di classe. L'amministrazione Eisenhower ebbe, come definirlo democraticamente, dei forti bruciori di stomaco nel momento in cui i rivoluzionari cominciarono a nazionalizzare le imprese statunitensi nei settori chiave dell'economia cubana, compagnie petrolifere, centrali elettriche, latifondi di caffè, tabacco e riso e ovviamente i zuccherifici. Toglietevi dal mio zucchero, piccantina! In quel momento storico, a Cuba, il concetto di proprietà privata cessava di esistere. L'esproprio delle principali compagnie statunitensi, in particolare le terre della United Fruit Company e l'essersi accordati ad acquistare petrolio direttamente dai sovietici, furono i due principali episodi che aggravarono la crisi diplomatica tra Washington e L'Avana. Crisi che, dagli anni 60 in poi, si infiammò terribilmente come le chiese di cui vi ho già parlato nel video sulla Norvegia. Nel 61 Washington decise di fare il passo
decisivo. Rompere definitivamente le relazioni diplomatiche con Cuba, imporre un embargo economico, commerciale e finanziario tuttora vigente e il bloqueo, e iniziare una strategia di terrorismo, manipolazione e sabotaggio con l'intenzione di far cadere a ogni costo un governo rivoluzionario socialista parcheggiato a poche centinaia di chilometri dalle coste nazionali. Apriamo un attimo una parentesi adesso sull'embargo, perché questo è un punto fondamentale. Oggi Cuba ha 11 milioni di abitanti e un PIL di 103 miliardi, la metà di circa di quello del Portogallo. Negli ultimi anni l'economia è cresciuta a un tasso del 3% in termini reali, una crescita incoraggiante, che però è stata gravemente limitata dalle scelte politiche fatte dal governo socialista e dal conseguente embargo americano. Dal 1996, con la legge Helms-Burton, si afferma infatti che nessuna amministrazione statunitense può revocare l'embargo a meno che non ci sia un cambiamento politico significativo sull'isola. Vale a dire, niente socialisti! L'embargo nei fatti proibisce alle aziende statunitensi di commerciare con Cuba, a meno che queste non ottengano un permesso speciale dal governo americano. Questo scoraggia anche le altre aziende speciali europee dal fare affari con Cuba. E poi nel 92 ci pensò Bush Senior a inasprire il blocco con la controversa legge denominata Cuban Democracy Act. Ma qui le cose non mi tornavano, perché ciascuno per ideologia dice sempre la sua su questa legge, e allora me la sono andato a leggere, a spulciare un attimo di persona per evitare condizionamenti politici. Ho trovato delle cose abbastanza interessanti. La legge recita: il presidente può applicare le seguenti sanzioni a qualsiasi paese che fornisca assistenza a Cuba. Con assistenza si intende tutto ciò che va a beneficio del governo cubano, prestiti e crediti, ma non donazioni di cibo o medicinali a organizzazioni non governative o singoli individui. E più sotto, nulla in questa o in qualsiasi altra legge proibisce di donare prodotti alimentari a organizzazioni non governative a Cuba. Dunque, come vediamo, lo scopo di questa legge è evitare che il governo possa importare beni, armi e fare affari con altri paesi legati al patto NATO. Il problema però si riversa sui cittadini, perché oltre ai viveri che chiaramente circolano di meno per colpa dell'embargo americano, a fare da scudo è lo stesso governo cubano, che ha colto l'occasione per legittimare la propria posizione sfavorita. Anche perché la legge poi non lascia spazio agli altri paesi del mondo. Se ad esempio una qualsiasi nave commerciale entra a Cuba, questa legge le vieta nei 6 mesi successivi di attraccare negli Stati Uniti. Non a caso Cina, Venezuela e Russia sono alcuni dei pochi partner con cui Cuba ha potuto finora commerciare. Di base è stato il governo di Castro ad attribuire le colpe della difficile situazione economica agli embarghi degli Stati Uniti. Ma nel 2011 si sono aggiunti anche i membri dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che per 29 anni e con la maggioranza hanno condannato l'embargo, esortandone l'allentamento. E ora torniamo un attimo agli anni 60. No, non in quel senso. Gli americani sostengono che l'intenzione di Castro fosse sempre stata quella di allinearsi con l'Unione Sovietica. Fidel però si sarebbe proclamato marxista-leninista e avrebbe sposato la narrativa sovietica, quantomeno a livello ufficiale, soltanto nel 62. Perché? Lo vedremo. L'avvicinamento a Mosca fu invece cosa poco gradita per Guevara, che vedeva più di buon occhio la Cina di Mao e giudicava i sovietici alla pari degli americani, motivo per cui il Che si discostò sempre di più da Castro, allontanandosene definitivamente nel 65. Ed è qui che entra in gioco la baia dei porci, cioè, non fraintendetemi, non questa baia, ma questa. Con questo infausto episodio, in piena guerra fredda, le tensioni con Washington aumentarono a dismisura. La baia dei porci fu, diciamo così, l'assalto alla Moncada versione statunitense, un fallimento colossale. Esuli cubani, addestrati dalla CIA e da un Kennedy convinto nell'impresa, vennero spediti sulle coste cubane nel tentativo di rovesciare militarmente il regime di Fidel Castro e strappare così l'isola ai castristi. Ci vorrebbero 5 video per parlare nel dettaglio di questa incredibile operazione, ma vi basti sapere che, per parafrasare le parole del mio collaboratore Alessandro, la Baia dei Porci fu un'operazione fatta da cani. Il fallimentare sbarco americano però non smorzò i toni. L'anno successivo, nel 62, utilizzando come pretesto proprio l'episodio della Baia dei Porci, i cubani acconsentirono all'installazione di testate nucleari sovietiche sull'isola, tra cui 36 missili R-12. Alcuni dicono 700 missili in tutto, ma si tratta di stime poco accurate. Non appena l'aviazione scoprì con pattugliamenti segreti la presenza delle armi sull'isola, la reazione di Kennedy fu: stando ai calcoli, i missili potevano raggiungere l'entroterra statunitense, arrivando potenzialmente perfino a Seattle. Il mondo sembrava sull'orlo del collasso nucleare. Era uno stallo alla messicana. O forse dovremmo dire alla cubana?
Dopo un blocco navale, insulti poco ortodossi lungo la linea Mosca-Washington e 13 giorni di fuoco nell'ottobre del 62, i sovietici accettarono però alla fine il compromesso di smantellare le basi missilistiche a Cuba in cambio della promessa statunitense di rimuovere i rispettivi missili nucleari in Italia e Turchia, chiaramente puntati contro la Russia. E anche oggi moriamo domani. In quegli stessi anni, Cuba, che era sempre riuscita a evitare gli agguati statunitensi, tentò il colpaccio cercando di esportare il proprio modello socialista in diverse regioni del Sud America e dell'Africa, anzitutto tramite l'invio clandestino di armi e il finanziamento di mercenari rivoluzionari. È ben documentato il supporto che Cuba e Fidel fornirono ai movimenti socialisti e terzomondisti in Congo, in Vietnam del Sud, Nicaragua e in Etiopia di Mengistu, quest'ultimo non proprio un uomo dai guanti di velluto. Ma pure in Angola, dove il governo marxista, appoggiato da 30.000 soldati cubani, respingeva gli attacchi di ribelli pro-occidentali appoggiati dal regime segregazionista del Sudafrica. Un gran casino. Quando mi ubriacherò abbastanza per farci un testo, ne riparleremo. Quel che importa è che Washington non gradiva neppure che Cuba fosse diventata una sorta di la Mecca per i rivoluzionari, una sorta di passaggio obbligato. Non me ne vogliate con questo paragone della Mecca, non trovavo niente di meglio. La Mecca in questione era il campo di addestramento di Punto Cero di Guanabo, il quartier generale dove il regime castrista plasmava e addestrava i movimenti di guerriglia che poi rispediva a giro per il mondo. Da qui passarono il 90% delle milizie rivoluzionarie latinoamericane, ma anche alcuni tra i terroristi baschi, nordirlandesi e palestinesi. Il padrone di quella Mecca alternativa era il generale Alejandro Ronda Marrero, capo delle truppe speciali cubane. Eppure con l'avvicinarsi delle fasi finali della Guerra Fredda le cose cominciarono a incrinarsi per Cuba. Castro, sopravvissuto a diversi tentativi di assassinio da parte della CIA, passava ormai più tempo con la sua scorta che con i familiari. L'assassinio del primo ministro svedese Olof Palme, alleato di Fidel e assassinato nell'86 con due colpi alla schiena mentre rientrava a casa con la moglie, aveva aumentato enormemente le paranoie del leader massimo. Olof Palme era socialista, terzomondista, antiimperialista e manifestava chiaramente la sua simpatia per la rivoluzione cubana. E nel 75 era stato il primo capo di stato di un paese occidentale a visitare Cuba con un'accoglienza trionfale. Con la sua morte, però, il mondo intero scoprì che, nella socialdemocratica scandinavia, era normale che i capi di stato girassero senza scorta. Castro imparò la lezione, ma a causa dell'embargo, Cuba era diventata sempre più succube degli aiuti sovietici. Sarebbe un problema se questo grande impero collassasse dal giorno alla notte, no? No? Gorbaciova! 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 Un giorno parleremo del perché di questa strana pubblicità, ma il punto di oggi è un altro. Il riformismo di Gorbaciov cozzava contro l'ortodossia di Castro e il collasso dell'Unione Sovietica nel 91 fu la mazzata definitiva per Cuba, fu l'inizio del cosiddetto periodo speciale. Speciale perché senza benzina sovietica le auto furono sostituite ai muri da Soma, l'elettricità divenne un bene di lusso nelle case e al peso cubano si affiancò il dollaro statunitense come doppia valuta. Soltanto poi nel gennaio 2021 la valuta è stata riunificata e anche lì grandi dolori. Diciamo che definirlo speciale è un po' come addolcire un doloroso aumento delle tasse con il termine conguaglio rimborso temporaneo. Ai russi le forniture per Cuba erano costate diversi miliardi di dollari, tra parentesi miliardi mai restituiti nonostante le promesse di Castro. E figuratevi se Yeltsin, con tutto l'alcol che poteva comprarsi con quei miliardi, avrebbe acconsentito a dargliene ancora. Ad oggi il sostegno a Cuba lo fornisce la Cina, ma sembra che anche Pechino si sia accorta che forse, dopo tutto, le promesse del governo cubano valgono quanto il risultato di questa equazione elementare, cioè zero. Il collasso dell'economia costrinse migliaia di cubani a fuggire da un'isola sempre più impoverita su dei gommoni sgangherati in direzione delle coste statunitensi e vide per la prima volta il manifestarsi del dissenso pubblico sulle piazze quando, ad esempio nel 94, folle di studenti presero a sassate gli ufficiali di polizia nella capitale. Eppure Castro e poi dopo di lui suo fratello Raul sarebbero rimasti sempre al potere. Perché? I motivi per cui i Castro rimasero al potere anche dopo il crollo dell'Unione Sovietica sono tanti, troppi per questo singolo video. E sinceramente uscirei fuori di testa a dirveli tutti. Uno di questi si chiama reputazione. La reputazione costruitasi nella sua lotta contro l'Occidente imperialista. La reputazione del piccolo Davide contro il gigante Golia, vestito da Yankee. La vittoria, patria o morte, venceremo! I regimi totalitari necessitano di un capro espiatorio, così da poter esclamare con il dito puntato: guarda cosa fa il nostro nemico a noi innocenti. Ho romanzato. L'occupazione indebita di Guantanamo, la Baia dei Porci e infine l'interminabile embargo sono stati tutti eventi che mostrano evidenti colpe degli statunitensi, ma che comunque sono stati strumentalizzati dallo stesso partito di Castro per tenersi saldo al potere. Se la gente muore di fame a Cuba, di chi è la colpa?
di chi tiene alla larga gli invasori o di chi ci vuole invadere. Questa è in spiccioli la narrativa di base. Batista il potere se l'era preso con un colpo di stato, la cosa più delegittimante agli occhi del popolo. Castro glielo aveva tolto in nome della rivoluzione, la cosa più legittimante agli occhi dello stesso. E piuttosto che un governo imposto o caldeggiato dagli Stati Uniti, molti cubani delle vecchie generazioni preferiranno sempre il progetto rivoluzionario che, pur con tutti i suoi problemi, è rimasto nella memoria e nella storia come il simbolo dell'indipendenza cubana. Poi certo, a contribuire c'è stato tutto l'apparato di controllo governativo, il dare importanza all'esercito, il supporto di parte della popolazione che ha i suoi interessi nel vedere il regime in piedi, la base di nazionalisti che, pur non sopportando il socialismo, erano soddisfatti del tenere alla larga l'americano imperialista. Per contrastare l'isolamento diplomatico, poi, Castro approfittò dell'ascesa di altri governi di sinistra latinoamericani e strinse rapporti con il Brasile di Lula, l'Argentina dei coniugi Kirchner, la Bolivia di Evo Morales, il Nicaragua di Ortega e soprattutto il Venezuela di lui, il suo miglior amico di merende, il signor Chavez, di cui abbiamo già parlato in questo video, e con il quale, a un prezzo simbolico, L'Avana mandava medici a Caracas in cambio di petrolio. Fu in questa tela di rapporti di equilibri che comunque Castro riuscì a tenere botta fino ai 90 anni. Sarebbe morto soltanto nel novembre 2016. Sulla sua tomba, a Santiago de Cuba, su una semplice roccia di granito con una piccola piastra, campeggerà una sola parola. Fidel. E ora parliamo della patata bollente, cioè soppesiamo i pro e i contro. Ma prima prendiamo la mappa di Cuba. Un cittadino cubano che vuole mettersi in contatto con il mondo esterno, fuori dall'isola, non può farlo. Questo perché ad oggi c'è un rigidissimo controllo governativo su internet. Se però utilizza NordVPN, può collegarsi in maniera anonima a un server statunitense e a girare il blocco, un po' come un tunnel sotterraneo, e senza il rischio di essere beccato. NordVPN, che ringrazio, è lo sponsor che ormai sostiene instancabile la produzione del canale e senza il quale non riuscirei a produrre con questa frequenza questo genere di video che richiedono tantissime ore di lavoro e ricerca. Ovvio, noi che non viviamo a Cuba possiamo utilizzarlo per ben altro. Possiamo utilizzarlo per guardare un film e serie televisive straniere che qui in Italia non sono visibili, possiamo reperire documenti e libri su siti di file sharing altrimenti irraggiungibili e soprattutto possiamo proteggere la nostra sicurezza, quella dei nostri dati e quella del nostro indirizzo IP, perché ricordiamolo, NordVPN è una rete virtuale privata, uno scudo di difesa contro le fregature del mondo digitale. Malware e siti di phishing compresi. Ma visto che tra poco è Natale e siamo tutti, tranne me, un pochino più buoni, NordVPN vi offre il 73% di sconto e un mese gratis soddisfatti o rimborsati per provare a navigare in tutta sicurezza. Trovate l'offerta direttamente su questo link e, come sempre, potete cliccare per supportare il canale. E adesso torniamo alla patata bollente. Partiamo dalle cose buone, perché anche lui ha fatto cose buone. Uno dei più grandi successi della rivoluzione sarebbe stato il concedere sanità e istruzione gratuita a tutta la popolazione, permettendo a milioni di cubani di umili origini di diventare medici o avvocati, una cosa ovviamente impensabile prima del 59. Lo sradicamento dell'analfabetismo, specialmente nelle campagne, è indiscutibilmente uno dei successi più interessanti. Oggi il livello di alfabetizzazione è attestato al 99,7%, al pari della stessa Italia. Negli ultimi decenni l'Avana ha esportato una tra le classi di medici più qualificate accademicamente di tutto il continente americano. La preparazione di questi professionisti è riconosciuta a livello mondiale e l'OMS ha più volte sottolineato l'impegno sistematico delle autorità verso il fronte della salute, al punto tale che l'isola presenta una tra le mortalità infantili più basse al mondo ed è stata la prima a debellare malattie come la trasmissione materno-infantile dell'HIV o la sifilide congenita. Ma tra poco torniamo alla questione dei dottori perché non è finita. Quanto ai lati è ancora da risolvere? Questi sono diversi. La critica principale che viene mossa a Castro è quella di aver trasformato la rivoluzione cubana da una rivolta per la libertà a un regime totalitario che ha distrutto l'isola. Secondo questa narrazione, la precarietà è diventata uno stile di vita per i cubani, un sacrificio eterno per i cittadini normali che si vedono ancora oggi represse buona parte delle libertà civili. A giro per il web, su pagine come Cubanos por el Mundo, si trovano varie testimonianze di video dove maltrattamenti, violenze e incarcerazioni sommarie sono la norma, nella Cuba di tutti i giorni. La propaganda spaccia ai turisti stranieri un paradiso, che in realtà nasconde altri volti più oscuri.
Oggi il primo segretario del Partito Comunista di Cuba, nonché presidente della Repubblica, è Miguel Díaz-Canel. E sebbene non ci siano più i Castro al potere, la situazione non è cambiata più di tanto. Il fratello di Castro, Raúl, è ancora vivo, ma non è in ottima salute e certo non è in grado di seguire le vicende del paese. Per quanto riguarda i morti causati dal castrismo, è difficile stabilire il numero esatto delle vittime. L'organizzazione Archivo Cuba, dove esiste un database nel quale cercare i nominativi di tutti i desaparecidos, gli scomparsi, riporta più di 3.000 persone fucilate. L'Istituto di Storia di Cuba smentisce questo dato, insomma, ciascuno dice la sua, tanto che nemmeno l'ONU possiede un registro specifico. Ciò che c'è di sicuro è che il 16 dicembre 2021, con una risoluzione, il Parlamento europeo ha denunciato Cuba per la violazione dei diritti umani, una risoluzione contrastata dagli ammiratori del governo cubano con l'affermazione: se l'Europa si preoccupa della situazione del popolo cubano, beh, chieda la revoca del blocco degli Stati Uniti contro Cuba, invece di allinearsi sistematicamente con Washington. Un numero su cui c'è molto più consenso è quello dei cubani che sono emigrati dall'isola malgrado i divieti e le restrizioni all'emigrazione che sono stati vigenti per tanti anni. I gommoni carichi di esuli diretti da Cuba in Florida che, tra parentesi, la propaganda castrista si ostinava a negare come qualcosa di costruito ad arte dagli occidentali, erano cosa molto comune. Subito dopo la presa di Castro, i primissimi a fuggire furono i più ricchi, circa 200.000, consapevoli dei pericoli di vedersi togliere tutto dalle nazionalizzazioni. Ad oggi ci sono più di 1 milione di profughi cubani negli States, cioè su per giù il 10% della popolazione totale dell'intera isola. Per fare una proporzione con l'Italia, sarebbe come se gli abitanti del Lazio, nell'arco di pochi decenni, scappassero tutti all'estero. Le critiche a Fidel vengono anche da parte della stessa sinistra. Secondo alcuni, quando Fidel infranse la promessa di convocare libere elezioni, tradì la stessa causa rivoluzionaria, sedotto dall'idea di diventare padre padrone dell'isola. A Cuba, Castro è stato nei fatti l'unica vera persona in grado di disporre di tutto, di appropriarsene e di venderlo. Con la sua firma poteva aprire e chiudere imprese nazionali, ma non solo, poteva disporre delle risorse umane come più preferiva. Quando l'università di medicina invia i medici all'estero, questi non vengono spediti per libera scelta professionale. Vengono spediti come missionari per conto del governo. E, come riportato dalla BBC, per tutta la durata del viaggio viene tolto loro il passaporto. Tranne 200-300 euro al mese, il salario ricevuto in trasferta, 8.000 euro a medico al mese, se l'intasca il governo cubano in quanto fornitore d'opera. Negli anni 60 Fidel poi con i soldi nazionali creò la riserva del comandante, una sorta di fondo speciale da lui giustificato per difendere la rivoluzione in patria. La riserva in realtà serviva più per i suoi interessi privati, per permettergli di vivere come un re generoso. Generoso perché con quei soldi poteva sempre atteggiarsi tale. Se un ospedale, una strada o una scuola sorgeva, era merito suo, o meglio, del suo salvadanaio. Una parte di questo fondo la prestava poi alla Banca Nazionale Cubana, al modico interesse del 10%. In sostanza Castro guadagnava il 10% di interessi su dei soldi che di fatto non gli appartenevano. A genius! Per certi versi è una mentalità da pirata dei Caraibi. Contrariamente inoltre alle sue affermazioni, il leader Massimo è sempre stato al corrente di tutte le attività illecite, compreso il traffico di droga praticato dalle alte cariche dello Stato. Tutte attività che erano concepite e messe in pratica dal fedelissimo Patricio della Guardia e dal generale Arnaldo Ochoa. Quest'ultimo poi fatto ammazzare dallo stesso Castro per non rovinarsi la reputazione con il traffico di droga. Per Castro, in fin dei conti, il narcotraffico era un'arma per la lotta rivoluzionaria. Se gli americani erano così stupidi da consumare droga proveniente dalla Colombia di Escobar e che poi transitava da Cuba, perché non incentivare la cosa? Era un mezzo per destabilizzare la società capitalista americana e allo stesso tempo un modo per accumulare soldi. Etica rivoluzionaria ai suoi massimi. Condannatemi, non importa, la storia mi assolverà. Fu una delle massime di Fidel. Una massima che, sinceramente, si spiega da sola. Ma la vera domanda è: 5 anni dopo la morte di Castro, qual è il futuro di Cuba? Il futuro di Cuba per molti non è roseo, almeno finché la situazione rimane allo stato attuale, polarizzata. Cuba è il dolcetto conteso tra due ideologie, quella capitalista e quella socialista. E che il motto di Cuba sia patria o morte, oppure patria e vita, poco importa. A soffrire maggiormente da questa contesa è, come al solito, il cittadino comune, quello che vive dentro e anche fuori Cuba, quello che fa parte del milione di esuli costretti a lasciare l'isola e che purtroppo non potrà più farvi rientro. Alla fin fine è questo quello che conta, perché i veri protagonisti di questa storia, quelli silenziosi, sono proprio loro.
i cubani. Non tanto, Castro. Hasta la vittoria sempre? Sinceramente preferisco per aspera ad astra. Un grazie enorme, speciale ai mecenati che mi supportano con donazioni su Patreon o abbonamenti YouTube. Con un semplice abbonamento potete dare continuità a questo canale che, nella sua complessità e con tutte le persone che lo circondano, tiene avanti un progetto molto ambizioso. Quello di divulgare informazione e cultura in un paese come il nostro che oggi più che mai ne ha bisogno. Grazie.